Allora, grazie, prima di cominciare il Consiglio Comunale abbiamo il Sindaco che doveva fare una comunicazione e subito dopo il Consigliere Luigi Salerno. Prego, Sindaco. Sì, prima di iniziare, buonasera a tutti, volevo chiedere un minuto di silenzio per la scomparsa di Don Savino Gaudio che è venuto a mancare la settimana scorsa. Grazie. Aspettate un attimo. Prego, consigliere Salerno. Sì, anche la richiesta del gruppo consigliare del Partito Democratico è di fare appunto un minuto di silenzio per Don Savino e anche per Giulio Regeni, il coraggioso ricercatore italiano che è stato barbaramente torturato e poi ucciso in Egitto. Allora, ascoltatori di Leo, Salerno e Magnoli. Allora, punto 1 all'ordine del giorno, abbiamo la nomina del Collegio per Revisore dei Conti per il periodo febbraio 2016, febbraio 2019. Assessore Cerrotta, relatore, prego. Buonasera a tutti. Come ben sapete, agli articoli 234 e 235 del testo unico, gli articoli prevedono che presso ciascun comune, provincia, città metropolitana sia costituito un organo di revisione economico-finanziario che dura 3 anni. L'organo di revisione finanziaria, il nostro, è scaduto il 12 novembre 2016. La Prefettura di Milano, in data 19 gennaio 2016, ci ha estratto dall'elenco tre nominativi per i revisori dei conti. Noi abbiamo aspettato, e sono arrivati subito, i curricula dei nominativi estratti per la nomina e verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità o di impedimento, abbiamo adottato, indicate dal regolamento, adesso proclamiamo i tre nomi che sono stati estratti. Allora, i tre nomi sono dottor Giuliano Lanzini con funzioni di Presidente del Consiglio, che poi vi spiego perché, ragioniere Carmela Isola, dottoressa Anna Zambardieri. Allora, io sono andata a vedere, allora, il dottor Giuliano Lanzini è la provincia di Bergamo, la ragioniera Carmela Isola dalla provincia di Milano e la dottoressa Anna Zambardieri dalla provincia di Piacenza. Dunque, preso atto che è necessario stabilire contestualmente alla norma, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legge 18 agosto 2000 numero 267, il compenso per i revisori per il triennio di riferimento in base ai limiti fissati dal decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2015. Quindi il compenso è la base 10.020, che è incrementato dalla maggiorazione, lo potrete vedere nell'ultima pagina, dalla maggiorazione del 10%, ricorrendo le condizioni
contenute nella lettera A del decreto 20 maggio 2005. Spesa corrente annuale pro capite superiore alla media nazionale per fascia democratica. Il compenso è aumentato del 50% per il presidente del collegio al sensi del disposto dell'articolo 4,241 della legge 18 agosto 2000 numero 267. Ritenuto congruo riconoscere il compenso delle limite fissato dalla richiamata normativa, applichiamo una riduzione del 10% per la spending review sull'ammontare complessivo dello stesso. Quindi, nominati in questi tre revisori dei conti, vedete, allora, compenso base anno 10.020. Maggiorazione del 10% 1.002. Al presidente, come vi ho detto prima, viene riconosciuta la maggiorazione del 50%, applicando la riduzione del 10% per la spending review, di dare atto che la spesa annua per la remunerazione delle attività del collegio, comprensivo di contributi provvidenziali e IVA, è pari a 44.051,84 e quello deriva a, vi dico anche questo che poi vi leggo, hanno delle spese, rimborso di spese chilometriche per 1.103,08 ciascuno, cioè non possono superare il 1.103,08. Dunque, di dare atto che la spesa, vi ho detto, è 44.051 e quelle derivanti da eventuali rimborsi per spese di viaggio, stimata dal decreto ministeriale 25-2005, calcolata sull'importo massimo erogabile complessivo di 33.309,23 euro. Di provvedere a comunicare al tesoriere comunale i nominativi dei soggetti di cui vi ho detto prima, a cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dalla venuta esecutività della delibera di nomina, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esigibile per le motivazioni indicate alla premessa dell'articolo 4. In fondo vedete appunto il compenso, diciamo, premetto che sono gli stessi importi degli altri revisori, non è stato cambiato niente. Grazie. Grazie, vice sindaco. Passiamo alla conclusione dell'argomento. Prenotati a parlare. Passiamo al voto. Abbiamo preso dato. Perfetto, ascoltatori. Favorevoli? Unanimità. Immediata esecutività, favorevoli. Consiglio comunale approva. Punto numero 2 all'ordine del giorno, mozione presentata dal consigliere Santa Lucia, avente ad oggetto estensione alla raccolta differenziata oli vegetali sul territorio corsichese. Prego, consigliera. Non va. Grazie presidente. Considerato che nel nostro paese che si consumano circa 1.400.000 tonnellate d'olio all'anno, pari a 25 kg pro capite, lo smaltimento di oli e grassi vegetali attraverso la rete fognaria, pratica ad oggi purtroppo molto diffusa, determina sedimentazioni di intasamenti nelle condutture e nelle canalizzazioni, nonché guasti agli impianti di pompaggio.
La massa viscosa che raggiunge il depuratore influenza negativamente i trattamenti biologici e fa aumentare i consumi di energia elettrica. Inoltre, l'eventuale dispersione nell'ambiente può determinare la contaminazione della falda freatica. Se disperso negli specchi d'acqua, l'olio crea una sottile pellicola che inibisce l'assunzione di sostanze nutritive da parte della flora e danneggia la fauna. Si stima che per ogni litro smaltito impropriamente vengano inquinati circa 1 milione di litri di acqua, che perdono così potabilità. Considerando che l'acqua è un bene di primaria importanza per la vita dell'uomo e disponibile in quantità limitata, sono necessari tutti gli sforzi per preservarne la sua integrità. Invece l'olio, correttamente conferito, può essere interamente recuperato e trasformato in risorsa. Infatti, a valle di un processo di rigenerazione, si possono derivare molti prodotti: biodiesel per trazione, mastici, collanti, inchiostri, saponi, eccetera. Considerato inoltre che nel territorio corsichese è possibile smaltire correttamente gli oli esausti e grassi vegetali solo tramite conferimento alla piattaforma ecologica di via Monferrato, collocata tuttavia in una zona periferica del nostro territorio e non facilmente raggiungibile da tutti i cittadini corsichesi, AMSA risulta l'affidataria del servizio di igiene urbana del comune di Corsico con determina dirigenziale numero 73 del 23 gennaio 2015. Il gruppo AMSA A2A ha avviato un progetto sperimentale di raccolta differenziata dell'olio alimentare esausto con il comune di Milano, realizzato in collaborazione con due operatori della grande distribuzione organizzata. Il progetto prevede la possibilità di conferimento dell'olio esausto nei centri di raccolta presenti presso 8 punti vendita degli operatori partner. Tale soluzione, se adottata anche nel comune di Corsico, potrebbe essere un aiuto e uno stimolo per i cittadini corsichesi ad adottare comportamenti virtuosi e rispettosi dell'ambiente, facilitando inoltre quei cittadini che non possono raggiungere agevolmente la piattaforma ecologica. Per quanto sopra premesso, il Consiglio Comunale impegna Sindaco e Giunta ad intraprendere tutte le azioni necessarie per la verifica di fattibilità ed estensione del progetto sperimentale di raccolta dell'olio usato presso i punti vendita degli operatori della grande distribuzione organizzata anche sul territorio corsichese, valutando inoltre la possibilità di individuare ulteriori interlocutori, ad esempio piccoli commercianti locali, che possano essere partner di questa sperimentazione. Grazie. Grazie consigliere Santa Lucia. Assessore Villani, prego, prenotatevi pure. Buonasera consiglieri, buonasera consigliere Santa Lucia. Si sente? Alcuni mesi fa, penso contestualmente a lei, probabilmente, sono venuta a conoscenza della sperimentazione a cui si riferisce la consigliera Santa Lucia nella sua mozione attuale. Durante una delle riunioni che abbiamo avuto, che abbiamo periodicamente con AMSA, ho pertanto chiesto ai responsabili commerciali di AMSA di attivare la stessa opzione sul territorio di Corsico, perché mi sembrava in effetti alquanto interessante. Ne è emerso che tale sperimentazione, che a Milano termina nel mese di luglio, con buona probabilità non verrà ripetuta, in quanto per una serie di motivi che se vuole le spiego, non è stata ritenuta soddisfacente da AMSA rispetto alla quantità di olio domestico. Pertanto, dato che ci piaceva comunque l'idea di differenziare correttamente gli oli esausti domestici, abbiamo provveduto, e qui apro una piccola parentesi, ci viene riferito da AMSA che siamo il primo e attualmente l'unico comune ad aver provveduto tra quelli serviti da AMSA ad attivare questa opzione contenuta nella loro offerta. Abbiamo provveduto ad attivare la loro offerta laddove prevede la distribuzione a tutte le famiglie che ne faranno richiesta, ovviamente a seguito di apposita campagna informativa che stiamo predisponendo con i commerciali di AMSA, di appositi bidoncini per la raccolta di olio esausto domestico, vegetale e minerale. Questo olio, i bidoncini sono da 5 litri, questo olio potrà essere conferito presso la piattaforma ecologica o per chi, come dice bene la consigliera Santa Lucia, avesse difficoltà a raggiungere la piattaforma in quanto poco agevole per alcune zone, cittadini di zone di Corsico, presso il centro ambientale mobile. Il centro ambientale mobile è un vero e proprio centro di conferimento di rifiuti autorizzato, il quale, come da offerta attivata già da alcuni mesi con AMSA,
È presente, come da calendario, una volta al mese in ogni quartiere di Corsico a rotazione, secondo un calendario che, dicevo, è presente sul sito del Comune di Corsico e dal prossimo giornalino, mi è stato detto appena pochi minuti fa, sul prossimo giornalino. Pertanto sarà facile per i cittadini di Corsico reperire le date e le location del centro ambientale mobile itinerante più vicino, più presente nel loro quartiere. Al centro ambientale mobile, essendo un vero e proprio centro di conferimento rifiuti, dotato quindi di una nuova organizzazione, oltre a portare, come già spiegato sul giornalino e sul sito, piccoli elettrodomestici, componenti elettronici, toner, bombolette, batterie e una serie di cose che troverete poi elencate, si possono conferire oli esausti domestici, vegetali e minerali. Pertanto abbiamo pensato che questa opzione alternativa a quella che lei proponeva potesse essere valida. Sono 12 mesi, il centro ambientale mobile gira per tutti i quartieri, percorrendone alcuni più volte, sono quelli più centrali. La maggior parte dei quartieri viene battuta due volte, pertanto una volta al mese sarà la possibilità di venire in questo bidoncino presso il CAM più vicino ai cittadini. Grazie assessore Vitali, altri? Prego, consigliere Marchetti. Allora, lei dice che avete provveduto distribuendo delle bidoncine e non ce l'ho la voce, io non ce l'ho. C'è il microfono. Va bene. Non ce l'ho, non funziona. Ah, no. Non vanno questi due. Allora oggi non possiamo parlare. Allora dicevo, è necessaria la distribuzione del bidoncino quando possiamo usare anche delle bottiglie di plastica. Vediamo di risparmiare, forse, non so, ci comporterà un costo la distribuzione del bidoncino. No, assessore, no, che vuole. Scusa. Microfono, grazie. Altri per gli interventi? Successivamente le repliche. No, non è tutta la mozione, non faccio l'intervento. Prego. Sì, volevo chiedere all'assessore se capisco appunto quello che riguarda Milano e se conosce lo studio che è stato fatto dall'Università degli Studi di Milano Bicocca in collaborazione con Zuplan Lab e Fondazione Indra e insieme al progetto Acqua Senza Macchia. Sostanzialmente quello studio che ne viene detto, studio che ne emerge, in realtà viene messo in evidenza come esistono diverse appunto modalità di raccolta dell'olio. Quello che appunto propone appunto Corsi, come propone lei, potrebbe essere sicuramente vantaggioso, però lo studio mette in evidenza come tale appunto modalità possa variare dal tipo, dal numero di popolazione della città. Quindi probabilmente su una città come Milano, che comunque vanta 1 milione di abitanti più, forse il progetto AMSA potrebbe anche non essere, non aver avuto i risultati, però questo studio mette in evidenza come su una popolazione, una città più piccola come Corsica, avrebbe dei vantaggi perché il problema di fondo appunto è quello anche del modo in cui appunto i cittadini poi conservano l'olio. Quindi fatto di poter essere posizionato nei supermercati o comunque nei piccoli negozi ha il vantaggio che è quello di coinvolgere non solo i cittadini di Corsico ma tutti gli abitanti anche dell'Interland, nel senso che i supermercati, anche se appunto Corsico la posizione dei supermercati è un po' diciamo diversificata, però i piccoli commerciali, ad esempio i piccoli utenti, gli abitanti di Cucinasco che comunque frequentano il centro di Corsico abitualmente, con appunto incentivi per ad esempio i negozianti, i piccoli negozianti che adoperano questa buona pratica. E inoltre ci sono altre, da questo studio emerge come altre città, ad esempio Pordenone,
dal 2008 sperimenta questo tipo di raccolta nei supermercati e nei piccoli negozi, a tal punto che ha lanciato il progetto biodiesel da olio da cucina, ossia la possibilità di creare addirittura carburante ecologico. Quindi carburante ecologico che appunto viene dal 2006 viene distribuito gratuitamente da tariche di 5,5 litri alle famiglie. Questo anche a Rovigo succede, ho detto Pordenone, però in realtà a Rovigo. Quindi nel 2008 c'è stato un andamento positivo dell'iniziativa che ha spinto il Comune a lanciare appunto questo progetto. In più la sperimentazione ha portato appunto a creare all'incirca 34.000 litri di biodiesel puro proprio che perviene da oli esausti. E inoltre questo ha portato un beneficio diretto alle casse del comune, quindi anche ai cittadini. L'utilizzo dell'olio come biodiesel ha da una parte appunto ridotto i costi dello smaltimento e dall'altra ha finanziato il rifornimento di carburante per i mezzi di raccolta dei rifiuti locali. Quindi secondo quanto appunto emerge da questo studio, sostanzialmente il tipo di raccolta appunto che coinvolgerebbe i piccoli commercianti sarebbe appunto per una città come Corsico probabilmente più adatta. Grazie. Grazie consigliere Santa Lucia. Altri? Passiamo alle repliche, se non c'è nessuno. Repliche? Può replicare, adesso può replicare. Prego, assessore Villani. Allora, per rispondere alla domanda della consigliera Marchetti, quanto costa la distribuzione dei bidoncini? Non costa nulla, in quanto è compresa nell'offerta ANSA. Quindi nessun costo. Per quanto riguarda invece la domanda della consigliera Santa Lucia, no, non conosco lo studio a cui fa riferimento, sarà mia cura ovviamente andarlo a cercare e studiare. Il punto della mozione però, ho seguito con attenzione quello che ha detto, lo condivido pienamente, altrimenti non avrei fatto ad ANSA la stessa richiesta che lei mi sta facendo con questa mozione, quindi su questo non stiamo discutendo. Quello che viene richiesto però nella mozione riguarda la modalità di conferimento dell'olio, quindi come possiamo, anziché disperdere l'olio, che poi alla fine si sa cosa succede, va a finire nelle falde e quant'altro, come possiamo fare in modo che per le famiglie diventi più facile raccoglierlo e quindi evitare danni ambientali. La mozione chiede di attivarsi, prendendo in considerazione il fatto che la piattaforma è difficilmente raggiungibile per alcuni cittadini, perché non arriva a mezzi pubblici, su questo siamo d'accordo, abbiamo pensato di poter facilitare le famiglie facendole conferire l'olio con questa modalità. Poi, ripeto, non si parla in questa mozione del ciclo di riciclo e degli oli, che potrebbe essere oggetto di un'altra interrogazione, ci mancherebbe altro. Pertanto nel rispondere, nel valutare quello che abbiamo fatto, non ho preso in considerazione quello che poi avviene dopo il conferimento. Mi sono limitata a pensare ad attivare una modalità di conferimento che potesse essere il massimo più agevole per le famiglie corsicane. Per quanto riguarda la sperimentazione, è vero, probabilmente c'è una differenza tra una città di 1 milione di abitanti e una città di 35.000. In realtà le difficoltà di cui ci raccontava il gestore nascono semplicemente da una serie di adempimenti burocratici che si sono trovati ovviamente a dover adempiere, scusi il gesticcio, in quanto nel momento in cui un sito qualsiasi, una location qualsiasi, diventa un punto in cui si porta un rifiuto, diventa necessariamente un centro di raccolta, un centro di conferimento. Pertanto deve essere dotato di autorizzazione provinciale, autorizzazione da parte della provincia, oggi città metropolitana, ad essere un centro di conferimento autorizzato. Questo prevede una serie di adempimenti che partono da una convenzione che il comune deve fare con
dico un supermercato a caso, ma giusto per facilitare il discorso, con il supermercato Coop che può diventare un interlocutore. Allora, la convenzione da parte del Comune di Corsico con il supermercato Coop, che è il primo passo per stabilire un contatto per essere poi successivamente la Coop dotata di autorizzazione provinciale ed essere un centro di conferimento. Successivamente c'è stato anche raccontato di dispersioni poi a terra che sono risultate pericolose a causa della mancanza di attenzione di chi poi ha effettivamente versato l'olio nei contenitori, in quanto poi sul posto non ci sarebbe una persona che dà una mano a rovesciare l'olio nel bidone più grande. Presso il centro ambientale mobile è presente un operatore dell'AMSA che io sono stata nei primi tre appuntamenti con il CAM, cioè l'operatore dell'AMSA che materialmente prende il bidoncino, la bottiglia di plastica dalle mani del cittadino e la versa nel modo più corretto senza ascoltare intorno, quindi non per un motivo di pulizia, ma senza che poi chi arrivi dopo possa scivolare nel bidone successivo. Successivamente, un adempimento successivo che adesso mi veniva in mente riguardava nei momenti in cui poi l'AMSA va a raccogliere l'olio, serviva un soggetto interlocutore finale che firmasse una bolla di raccolta, in quanto essendo cittadini di Corsico a conferire presso quello che nel frattempo è diventato il centro di conferimento di oli, il Comune di Corsico diventa il produttore del rifiuto, pertanto un rapporto, un adempimento successivo con il gestore, in questo caso AMSA, in quanto il Comune produttore del rifiuto per conto terzi. Una serie di adempimenti che sono risultati particolarmente ostici, particolarmente difficoltosi. Quella che abbiamo cercato di proporre, a mio parere, è una soluzione che per il momento per i cittadini di Corsico può essere una buona soluzione. Grazie Assessore Villani, altre ferme repliche? Nessuno, passiamo alla dichiarazione di voto, prego. Nessuno per dichiarazione di voto? Santa Lucia? Sì. Prego, mi fa segno. Prego, consigliere Santa Lucia, dichiarazione di voto. No, bravo. Prego, consigliere Santa Lucia. Sì. Prego. Quello che volevo sottolineare è il fatto che sicuramente è una buona, piuttosto che nulla, insomma, è sicuramente un buon incentivo, però è quello che ci lascia un po' perplessa è i tre mesi, che sono comunque un tempo piuttosto rado, insomma. Lei ha detto che parlava di una volta ogni due mesi per quello che riguarda la raccolta dei no, una volta al mese. Ah, una volta al mese. No, forse non mi sono spiegata, il CAM è una volta al mese, quindi tutti i 12 mesi durante l'anno, a rotazione su tutti i quartieri. Le prime tre volte è stato due volte in via Verdi e una volta in via Campo sabato scorso. Quindi è una volta al mese. Grazie Assessore. Okay. No, mi sembra corretto spiegato. Altre indicazioni di voto? Prego, consigliere Riggio. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Per la Lega Nord questa mozione votiamo contrari perché già l'assessore ha provveduto. Grazie. Grazie consigliere Riggio, altre indicazioni di voto? Nessun altro, passiamo al voto. Scrutatori, scrutate. Scrutatori, ci siete? Chiedo un chiarimento così a Santa Lucia, non ho capito qual è la sua dichiarazione di voto, se vuole per cortesia esplicitarla, può essere detto tutti noi.
Ci dichiariamo come Movimento 5 Stelle favorevoli all'iniziativa, quindi, però la mozione... voterà a favore della mozione, certo. Se la presentate sicuramente certo, non sarà voterò contratto. A favore, certo. È chiaro per tutti? No. No, non è chiaro? No. Io passo al voto. Tu passi al voto. Rimarranno dei dubbi da dipanare. Favorevoli alla mozione? Ok, giù le mani, grazie. Contrari? Astenuti? Con 12 voti contrari, il Consiglio Comunale non accoglie. Passiamo all'ultimo ordine del giorno, punto numero 3. Mozione presentata al consigliere Masiero avente l'oggetto fondo promessa, bambini e criteri per la scelta delle famiglie beneficiari. Prego, consigliere Masiero. Grazie. Premesso che nel comunicato stampa del 9 gennaio intitolato fondo promessa, i bambini non si toccano, si legge: il fondo verrà istituito dal comune e gestito, se ci sarà la disponibilità, con la collaborazione dei dirigenti scolastici. Il provvedimento ha come obiettivo aiutare le famiglie che si trovano in un temporaneo stato di difficoltà, ma per una serie di ragioni non si rivolgono agli uffici comunali. Che tale comunicato veniva rettificato due giorni dopo nel modo seguente, Corsico 11 gennaio 2015, quando la burocrazia ci mette lo zampino. Occorrerà attendere probabilmente fino a domani per restituire il conto corrente promesse ai bambini non si toccano. L'ufficio legale e contabilità del comune hanno infatti verificato che non è possibile avere un conto intestato direttamente all'ente. Non importa, precisa il sindaco che dichiarante, lo aprirò comunque. Mi confronterò con il responsabile della tesoreria comunale e verificheremo insieme la soluzione, tra quelle praticabili, migliore, al fine di garantire l'attivazione del fondo in tempi rapidissimi. Mi attendo poi la generosità di tutti coloro che fino ad ora hanno sentito spendere molte parole in difesa delle famiglie morose, ma in concreto non mi risulta che abbiano dato il benché minimo contributo alle riproposte di denaro. Che nella stessa data dell'11 gennaio, all'interno di un post pubblicato all'interno della sua pagina Facebook, il sindaco Errante ha dichiarato: il conto sa, non so cosa sia successo. Avete capito? Lei è un consigliere di peso, sempre importante. Io non ho cambiato proprio nulla. Che nella stessa data dell'11 gennaio, all'interno di un post pubblicato all'interno della sua pagina Facebook, il sindaco Errante ha dichiarato: il conto sarà pubblico, aperto attraverso gli uffici, quindi rispetterà tutte le norme, chiaramente. Certamente tutti i nomi saranno resi noti, tutti. Noi cominceremo con la giunta. Vediamo se chi si scatena a raccogliere le firme o a fare petizioni farà lo stesso. Che, data la pratica impossibilità di aprire il suddetto fondo attraverso gli uffici comunali, l'amministrazione ha deciso di affidarsi alla libera iniziativa di un gruppo di commercianti di buona volontà, commercianti e artigiani di buona volontà, che si sono resi disponibili ad aprire un conto corrente per farvi confluire eventuali donazioni con le finalità sopraindicate, come dal comunicato stampa del 4 febbraio, mensa scolastica, un fondo con commercianti e artigiani, che dice: si concretizza la proposta del sindaco di aprire un conto corrente per raccogliere fondi da destinare alle famiglie di Corsico in difficoltà. I cittadini potranno anche recarsi direttamente in alcuni esercizi commerciali, Corsico, 4 febbraio 2016. E dopo, dice il testo, dopo una serie di verifiche è stata individuata la soluzione per l'apertura del conto corrente promessa bambini, qui IBAN è quello lì. Ho incontrato commercianti e artigiani del centro storico e via limitrofe, che il sindaco di Liquarante, con i quali abbiamo deciso di avviare una collaborazione per il rilancio dei negozi di vicinato.
la loro sensibilità sul tema mensa si è immediatamente concretizzata con l'attivazione di uno specifico IBAN che potrà essere utilizzato da imprenditori, associazioni e singoli cittadini per dare il proprio contributo ad affrontare un'emergenza che riguarda alcune famiglie lì della povertà. Abbiamo pensato, evidenzia il presidente della Comitina dei commercianti artigiani del centro storico Corsico e via limitrofe, Nicola Dell'Osa, di metterci a disposizione della cittadinanza, fungendo da punti di raccolta dei fondi, eccetera, eccetera. I soldi raccolti verranno versati periodicamente sul conto corrente del comune e destinati ad aiutare le famiglie che hanno contratto debiti per la trasmessa scolastica. Non sarà però una distribuzione a pioggia, precisa il sindaco Filippo Errante, perché gli uffici dovranno valutare caso per caso, fare una relazione dettagliata sulle relative condizioni familiari, anche attraverso controlli incrociati con altri enti e poi segnare il contributo. Non si baserà sull'entità del debito o su una percentuale fissa, ma sull'effettivo stato di bisogno. E intendiamo rivolgerci solo ed esclusivamente a chi ha preso contatti con il comune e ha dato la sua disponibilità anche con un piccolo contributo a sanare la propria posizione pregressa. Il prossimo passo? L'abbassamento delle tariffe del servizio di ristorazione scolastica. Osservato che, nonostante l'evidente incertezza iniziale da parte dell'amministrazione sulle modalità di costituzione del fondo, che ha portato a un ritardo di quasi un mese rispetto all'annuncio, noi riteniamo che l'iniziativa dei commercianti di Corsico vada considerata positivamente. In questa città, che la vicenda delle mense è profondamente divisa, ogni iniziativa che va nel senso di promuovere la solidarietà con chi versa in difficili condizioni economiche e personali e di ricomporre la coesione sociale della nostra comunità, ogni iniziativa di questo tipo va nel senso giusto. Trattandosi tuttavia di un'iniziativa sollecitata dall'amministrazione comunale, anche se poi gestita autonomamente dai commercianti organizzatori, è necessario che vengano garantite alcune condizioni di base di trasparenza nella raccolta e nella definizione dei criteri di assegnazione dei fondi da parte dell'amministrazione e delle famiglie beneficiarie. Nell'esprimere dunque il nostro applauso e il nostro sostegno alla campagna di solidarietà proposta dai commercianti, riteniamo tuttavia necessario che vengano garantite alcune condizioni di base di trasparenza e di pubblicità. Scusi un attimo se le interrompo. Buchiamo la ripresa video. Ci manca altro, evidentemente credo che tutti i colleghi si associino nel fare gli auguri all'assessore degli stabilisti immediatamente. E mi scuso perché non mi ero reso conto del fatto. Prego, non si preoccupa. Proponiamo pertanto la seguente mozione. Nell'esprimere l'apprezzamento e il sostegno del Consiglio Comunale all'iniziativa solidale dei commercianti di Corsico per la costituzione di un fondo mensa bambini destinato alle famiglie in gravi situazioni di bisogno, il Consiglio Comunale conferma che il fondo in oggetto ha carattere straordinario, sarà destinato esclusivamente a situazioni contingenti di particolare gravità sociale. Conferma altresì il principio che di norma gli interventi a sostegno delle situazioni di fragilità sociale e personale dei nostri concittadini sono e rimangono compito precipuo e responsabilità fondamentale dell'istituzione pubblica. Conferma inoltre che in quanto promosso su iniziativa dell'amministrazione, il fondo dovrà in ogni caso garantire piena trasparenza e pubblicità delle donazioni. Tutte le donazioni dovranno quindi essere nominative, non saranno ammesse donazioni anonime, e le liste dei donatori verranno rese note attraverso il sito del Comune. Invita inoltre il sindaco e l'assessore competente a precisare con altrettanta chiarezza e trasparenza le finalità specifiche a cui il fondo sarà destinato, le modalità operative con cui sarà amministrato e i criteri per la selezione delle famiglie e delle istituzioni che potranno beneficiare del fondo stesso. Impegna infine la Presidenza della Commissione per i problemi socioeducativi, culturali e sportivi a riferire regolarmente nel corso delle prossime riunioni sui risultati della raccolta e sulle modalità di impiego del fondo stesso.
Credo che questa mozione sia autoesplicatoria, per cui non intendo illustrarla ulteriormente e rimando i commenti alla replica. Grazie mille, consigliere Masiero. Nessuno ha notato? Prego, consigliere Santalucia. Per la dichiarazione di voto? No. Mi sono distratta. Guardi, può fare anche un unico intervento, così tanto poi alla fine. Come preferisce, tanto che è una gestione autonoma. No, mi tengo dalla dichiarazione di voto. Perfetto, grazie. Faccio un intervento. Prego, consigliere Marchetti. Allora, nella commissione istituzionale che abbiamo indetto... Microfono, consigliere. Allora, nella commissione istituzionale che è stata fatta il 16 dicembre, si era parlato già di questo fondo. Però si parlava del fondo che doveva coprire tutti quelli che erano i crediti insoluti che il comune vantava nei confronti delle persone anche che non avevano figli al momento nelle scuole. Ecco, volevo sapere, quindi questo fondo fatto dai commercianti sarà destinato anche lui a coprire, diciamo, i debiti di quelle famiglie che ormai non hanno più i figli a scuola? Grazie consigliere Marchetti, microfono, grazie, grazie mille. Altri iscritti a parlare? Nessuno? Prego, assessore Di Capo. Tutto posto. Buonasera a tutti. Ho letto con stupore la mozione presentata al consigliere Masiero. Stupore perché mi chiedo se questo documento, e mi permetto, dottor Masiero, pieno di accuse e di insulti, possa essere considerato accettabile. Non dal punto formale, perché non ho dubbi che lo sia, ma sicuramente dal punto di vista sostanziale. Ben 3 pagine e mezza piene, dove viene fatta una copia e incolla di comunicati stampa che sono stati fatti, dove si cerca di evidenziare nelle presunte contraddizioni sull'operato del sindaco e dell'amministrazione comunale, dove si approfitta della disponibilità di funzionari e dirigenti che hanno fornito delle informazioni a un consigliere comunale in una relazione di normale dialettica e di massimo rispetto delle istituzioni e che mai, ne sono sicuro, avrebbero pensato che queste informazioni sarebbero diventate un pretesto per uno scontro politico e sarebbero state utilizzate strumentalmente per attaccare l'amministrazione comunale e quindi, con la struttura, gli uffici che lavorano per l'amministrazione. Mi riferisco alla possibilità di aprire il conto corrente direttamente come ente. Si poteva fare? Secondo me sì, però non sono un tecnico, ci sono dei tecnici che hanno spiegato che non si poteva seguire la strada dell'apertura di un conto corrente specifico e noi abbiamo individuato altre strade, altri percorsi. Lei, consigliere Masiero, accusa l'amministrazione di comunale di aver tardato nell'apertura del conto corrente, facendo passare un mese, al di là che forse non ha tenuto conto, cioè non ha tenuto bene i conti, ma addirittura gira la frittata evidenziando che per fortuna
sono arrivati dei salvatori. Io rispetto i commercianti che hanno voluto darci una mano, quindi non sono dei salvatori. I commercianti e gli artigiani del centro storico, egregio consigliere, hanno avviato con noi un percorso di condivisione che va ben oltre questa azione specifica. E se è stata portata avanti con loro è perché non si tratta solo dell'apertura di un conto corrente. Io ne sono orgoglioso perché come assessore alle associazioni sono profondamente, diciamo, ammirato, se si può dire così, che si sono messi subito a disposizione quando gliel'ho chiesto. Quindi, come è stato portato avanti con loro, è perché non si tratta solo di un'apertura del conto corrente, ma della condivisione di un'emergenza dove i negozianti sono in prima linea accogliendo le donazioni anche direttamente nei propri esercizi commerciali. Una proposta concreta in mezzo a tante chiacchiere che abbiamo sentiti da chi ha voluto in ogni modo gettare fango, facendoci passare per quelli che sono contro le famiglie e contro i bambini. Noi invece abbiamo aiutato e continueremo ad aiutare chi ha veramente bisogno. Anche coloro che forse inconsapevolmente hanno accumulato dei debiti che aiuteremo a sanare, almeno in parte. Non c'è dubbio che l'apertura del conto corrente non è stata un'improvvisata, che c'è una stretta collaborazione anche con l'Istituto di Credito, che si è reso disponibile come partner dell'iniziativa affinché ci sia tutta la massima trasparenza e tracciabilità di ogni versamento. Sulle modalità e sulle caratteristiche del fondo mi permette di obiettare, dottor Masiero, quanto lei ha affermato. Chi, le chiedo, ha mai messo in dubbio che il Comune abbia una responsabilità nell'aiutare le persone in difficoltà, nell'aiutare i bisognosi? Lo ha fatto in passato e continuerà a farlo ancora oggi, perseguendo chi sottrae risorse in modo premeditato proprio a coloro che ne hanno più bisogno. Qui stiamo parlando di situazioni pregresse, di debiti accumulati che un comune non può certo cancellare, a meno che lei, dottor Masiero, decide di cancellarli assumendosene tutta la responsabilità davanti alla Corte dei Conti. Quale altro sistema c'è per sostenere il pregresso? L'intervento dei privati o di assessori e consiglieri che mettono fondi propri? E poi sulla trasparenza, sulle donazioni. Quante volte il sindaco deve ripetere che come saranno gestiti i fondi? Quali sono le finalità specifiche? Il Consiglio Comunale ha sicuramente il compito di vigilare e di controllare e potrà accedere a tutte le informazioni relative alla gestione. Questo il sindaco l'ha sempre detto e se lei attentamente ha fatto un copia e incolla lei lo troverà da tutte le parti. Ma facciamo della questione un'altra carrozzone. Non affoghiamo una bella iniziativa che vede i cittadini protagonisti nella melma, ripeto, nella melma della burocrazia. Perché per troppi anni a Corsico non si è fatto nulla, proprio perché tutto veniva confinato nella necessità dei nuovi regolamenti, di riunioni, di conferenze, di discussioni in commissioni consigliari. Un po' di senso pratico non guasta, non crede, consigliere Masiero? Grazie. Grazie, assessore Di Capua. Consigliere Salerno, prego.
Grazie signor Presidente. Allora, anzitutto mi associo a quanto detto al consigliere Masiero, nel senso che auspico che la vice sindaco si rimetta il più in fretta possibile. E poi volevo porre una domanda al sindaco, nel senso che in commissione istituzionale sono stati citati diversi dati inerenti alla mensa scolastica, ad esempio che al 15 di gennaio è stato recuperato nelle casse comunali il 14% del debito iniziale, un'altra entità è oggetto di piani di rateizzazione, però visto che la mozione parla nello specifico del fondo a cui lei aveva già accennato, anche se all'epoca mi pare non fosse ancora operativo, se ci può appunto spiegare con chiarezza quali appunto sono le cioè verso quali cittadini andrà a incidere e quali appunto sono, come è scritto anche nella mozione, le finalità del fondo, per appunto. Grazie. Grazie consigliere Salerno. Prego consigliere Griego. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Per una volta, si sente? Sì. Per una volta mi corre l'obbligo di dichiarare il mio totale accordo con i principi esposti nella mozione in discussione e presentata dalla lista civica Corsico per Masiero. Tutto a posto consigliere, sì. A postissimo. Questo l'andazzo della serata ci stavo cosa. Scusi, ero un po' agitato. Questo poi vediamo. Era una pausa all'accidentale, diciamo. Continui, prego. Grazie a tutti del pensiero. Straordinarietà dell'iniziativa. Trasparenza e pubblicità delle donazioni. Trasparenza sulle finalità e sulle selezioni dei beneficiari. Non capisco però la necessità di questa mozione. Vi è forse il sospetto che non ci auguriamo che iniziative di questo tipo debbano essere straordinarie? Vi è il sospetto che sia nostra intenzione non garantire trasparenza sulle donazioni, oltre che ovviamente sulla finalità del fondo e sulla selezione dei beneficiari? L'amministrazione errante garantirà tutto questo con la collaborazione di importanti rappresentanti sociali ed economiche cittadine, oltre che istituzionali. Per cortesia, Randoni, scusate. Se posso andare avanti. Grazie. Mi permetta, consigliere Masiero, però un piccolo appunto che non mi consentirà di votare a favore della mozione da lei presentata. Sul numero del giornale di Corsico, distribuito nel luglio 2015, l'articolo definito dal Partito Democratico ha comunicato alla cittadinanza e a tutti noi quanto segue. La giunta di centrosinistra ha versato di tasca propria decine di volte centinaia e centinaia di euro per aiutare le persone in difficoltà. Non ho aggiunto nulla, mi sono limitata a riportare il virgolettato. A mio avviso è una dichiarazione gravissima e io mi domando, egregio consigliere Masiero, come sia possibile che lei abbia sorvolato su tale dichiarazione? Sono propenso a credere che lei sia sfuggito l'articolo. Se ha bisogno l'articolo, lo posso consegnare l'articolo del PD. Dire decine di volte per centinaia e centinaia di euro vuol dire che si parla di migliaia di euro. E allora in questa sede, proprio in base a principi espressi nella sua mozione consigliere Masiero,
lei dovrebbe essere d'accordo con me nel chiedere ora, stasera e qui, ai rappresentanti della ex giunta di centrosinistra in base a quali criteri di discrezionalità e trasparenza sono state distribuite quelle risorse. Se esistono indicazioni documentate degli uffici preposti, in che modo sono stati selezionati i nuclei familiari meritevoli delle attenzioni personali della giunta, forzichese e di centrosinistra. Che cosa diciamo a tutte le famiglie sicuramente altrettanto meritevoli di attenzione che magari non sono stati investiti da tali provvedimenti? Egregio consigliere Masiero, questo è pretendersi, poiché l'attività propagandata dal Partito Democratico a mezzo stampa ha fatto automaticamente cessare la natura privatistica e personale delle donazioni della giunta di centrosinistra, facendolo diventare, a causa delle loro enorme sprovvedutezza politica, un atto pubblico. Quindi concludo dicendo che solo ed esclusivamente quando lei avrà fatto assieme a me una battaglia per avere trasparenza sulle azioni e sui criteri adottati dalla giunta precedente per elargire le risorse dichiarate a mezzo stampa, si potrà ragionare della sua mozione. Non è possibile continuare con questa ridicola canzone, secondo cui gli atti compiuti dalla sinistra siano chiari e trasparenti, a prescindere. Mentre gli atti compiuti dal centro-destra, al contrario, non siamo chiari e trasparenti a prescindere. Abbiamo coinvolto la città, abbiamo coinvolto decine di operatori economici, cittadini e pretende lei di dare lezioni di chiarezza e trasparenza. Prima di provare di dare lezioni a noi, abbia il coraggio di esprimere il suo chiaro e trasparente giudizio su quanto dichiarato dal Partito Democratico nell'articolo citato e pubblicato lo scorso luglio. Prima di ragionare su quello che si farà, faccia conoscere a noi e alla città di Corsico il suo pensiero su ciò che è già accaduto. Non esiste paragone. Lasciamo concludere, per cortesia, prego consigliere, concluda. Non esiste paragone, l'azione della giunta errante su questo tema nasce da un confronto con i cittadini e con le importanti componenti sociali ed economiche della città. Proprio per il numero dei soggetti coinvolti l'iniziativa nasce con una serie di evidenti controllori che solo chi non vuole vedere non vede. Per quanto riguarda l'iniziativa della giunta precedente invece non abbiamo avuto notizia nel corso della legislatura precedente. Non provate a fare il giochino venendo a dire che si tratta di iniziative private e individuali, poiché se così fosse avrebbero dovuto rimanere segreti. Sono state usate per cercare di sottolineare inutilmente un diverso modo di agire istituzionalmente rispetto a noi, non c'è dubbio, siamo molto diversi. Noi chiari e trasparenti, lasciamo giudicare i cittadini di Corsico quanta trasparenza e quanta chiarezza ci sia nelle azioni propagandate dal Partito Democratico sul giornale di Corsico del luglio 2015. Grazie.